Due brevissime parole per introdurvi il concerto che stiamo per andare a vedere, concerto registrato nel marzo del 2018 nella struttura di Skill Media Studio, nella piccola chiesa trasformata in studio di registrazione di San Giacomo di Albignasego in provincia di Padova. Concerto che vede protagonista questo power trio composto da chitarra elettrica, basso elettrico e batteria, una delle più grandi e classiche formazioni del rock blues, proprio della tradizione del rock blues, il cui leader in qualche modo, unus inter pares, mi piace dire, vista l'importanza anche della ritmica, è Michele Giacomazzi, chitarrista. Michele Giacomazzi che è qui con noi e a cui passo immediatamente la parola. Michele Giacomazzi, come puoi definire la musica di questo tuo progetto? Questo progetto è un tributo in cui si mescolano blues, rock e jazz. E i brani del video, del CD, sono brani di autori XY, ma lo sviluppo, diciamo, improvvisativo è farina del nostro sacco. Quindi non sono esattamente delle cover, sono dei trampolini di lancio in cui noi poi assumiamo un'identità secondo il nostro gusto. Ecco, giustamente dici noi, perché il tuo è a tutti gli effetti quello che si dice un power trio. Cioè, sicuramente tu sei il leader, il solista, però sia il basso che la batteria hanno un ruolo a loro volta a tratti anche solistico. Beh, io guido, diciamo, una formazione in cui c'è un'ossatura, no? Come uno scheletro, il bassista fa il suo lavoro di collegamento degli accordi e della ritmica di base e il batterista cesella un pochino. Questo è un lavoro di circa 4 anni di prove in cui ci siamo conosciuti appunto nell'aspetto dedicato all'improvvisazione, che è l'aspetto più delicato e che è anche l'aspetto che è quello che mi fa godere di più quando ascolto della musica. Ed è l'aspetto che io desidererei, come dire, suscitare nelle persone: andate a vedere musica dal vivo, perché come si faceva una volta, per ascoltare della musica ci voleva qualcuno che te la suonava. Esatto. Quindi la musica dal vivo. Certo. Ricordiamo allora anche questi tuoi compagni che sono Francesco Giacomelli al basso a 6 corde, fra l'altro, in questo caso. Sì, e Diego Vergari alla batteria. Il mitico Goblin. Siamo per vecchi. Gli amici. Siamo amici, in realtà ci conosciamo da tanti anni, ma è solo in tempi recenti che abbiamo iniziato a frequentarci e questo progetto è stato... così speriamo sia veicolo di altri. Beh, insomma, dopo il disco avete fatto e questo concerto, perché ricordiamo che il disco è in realtà la documentazione esatta, senza tagli, editing o robe varie, certo, del concerto che stiamo per vedere. Purtroppo abbiamo fatto una decina di date, diciamo, conseguenti a questo lavoro, anche per le perché poi è successo quello che è successo. Ecco. Certo. Speriamo di poterlo proporre ancora. Ovviamente il volume in cui noi operiamo è molto impegnativo, per cui anche una birreria o un locale dove possiamo proporre il nostro genere, diciamo, il nostro volume è tale per cui le persone non possono chiacchierare fra di loro. Ecco, questo hai anticipato un po' quello che volevo chiederti come ultima domanda. Ecco. No, ma bene, perché io ricordo infatti durante la registrazione un volume veramente importante e c'è una motivazione tecnica proprio, vorrei che parlassi e approfondissi strumento tuo in allora, particolare. Allora, ci sono due motivazioni, in realtà la batteria è uno strumento che ha un suo volume naturale e che obbliga gli altri strumenti ad andarci, diciamo, sopra. Uh-huh. E una chitarra acustica non può andare sopra una batteria a meno che il batterista non sia in quel momento più un percussionista che un, certo, batterista vero e proprio. Poi il discorso legato alla chitarra è che c'è un amplificatore con dei coni che devono muovere una certa massa d'aria e questo fa da, come dire,
simpatizza con i magneti dello strumento che in qualche modo interagiscono con la mano di chi suona, nel senso che devi avere un volume tale per cui come tu appoggi un dito sulla tastiera dello strumento già parte un suono in feedback. Certo, un Larsen programmato in qualche modo. Esattamente. Certo. Quando si arriva a questo bisogna avere un grande controllo del suono, ovviamente, e devi avere un volume veramente importante perché se altrimenti non si riesce ad ottenere questo amalgama fra questi strumenti. Certo. Siamo in tre, non ci sono sovraincisioni, quindi ritengo che il lavoro sia stato fatto, cioè abbia raggiunto dei risultati molto 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 buoni. Bene, e io direi che a questo punto ci andiamo a sentire e vedere finalmente questo concerto e alle prossime. Vi ringrazio. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.